La Juventus prosegue nella sua ricerca dei giocatori giusti su cui puntare durante il prossimo calciomercato estivo. Le esigenze sono diverse e già ben chiare: Massimiliano Allegri avrà bisogno di rinforzi in tutti i reparti. E non potranno essere innesti qualsiasi, ma dovranno arrivare giocatori di un certo calibro. Per quanto riguarda la difesa, serviranno un difensore centrale e un terzino sinistro, entrambi titolari. Per la zona centrale della retroguardia, il nome più caldo degli ultimi tempi è quello di Antonio Rudiger, che potrebbe svincolarsi a parametro zero dal Chelsea. Una ghiotta occasione di mercato per la Juve, che infatti ci sta provando seriamente. Rudiger starebbe valutando la proposta bianconera, come confermato di recente anche da Gianluca Di Marzio. In queste ore però sta circolando una novità che potrebbe spaventare la Juventus e raffreddare l'interesse verso il difensore tedesco. L'ex Roma infatti chiederebbe una commissione alla firma di veramente tanti milioni, si parla di una cifra addirittura tra i 20 e i 30 milioni di euro. A queste condizioni, Madama si tirerebbe indietro e sarebbe costretta a battere altre piste. Proprio da questo punto di vista, ora è spuntata una nuova candidatura molto interessante. Se è fuori discussione pagare 20-30 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto, rendendolo di fatto non più un colpo a costo zero, le valutazioni potrebbero essere decisamente diverse per altri profili che non si svincoleranno a fine stagione. Si è parlato molto anche di Bremer del Torino, ma occhio ad un'altra possibile sorpresa. Stando a quanto riferito dalla Bild, notissima quanto autorevole testata tedesca, la Juventus potrebbe virare su Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Il difensore svizzero andrà in scadenza nel 2023 e non avrebbe intenzione di rinnovare, cosa che costringerebbe i gialloneri a metterlo sul mercato in estate. La vecchia signora dunque si sarebbe messa sulle tracce del classe 95, per il quale servirebbe per l'appunto un'offerta da circa 30 milioni di euro per portarlo a Torino. Ma chissà che la necessità di vendere Akanji a tutti i costi durante la prossima sessione di calciomercato non possa costringere il Dortmund ad abbassare le richieste nel corso dei prossimi mesi. Nuova strategia della Juve per Morata, c'è l'idea per provare a prenderlo a zero. Rispetto al mercato di gennaio, quando si facevano largo le voci su un possibile ritorno all'Atletico Madrid, la storia tra Alvaro Morata e la Juventus sembra essere cambiata. La volontà del centravanti spagnolo e del club bianconero è chiara ed è la stessa: proseguire insieme, ma ad una condizione. Come riferisce oggi tra le sue pagine il Corriere dello Sport, per trattenere ancora Morata a Torino è però necessario che l'investimento dei bianconeri per riscattarlo dall'Atletico Madrid non sia troppo oneroso. Ecco perché dalle parti della Continassa si pensa ora ad una nuova strategia: la dirigenza bianconera analizza il giornale romano non ha intenzione di spingersi oltre i 15 milioni di euro per il riscatto del giocatore, motivo che sta portando la Juventus a considerare seriamente l'idea di mettere le mani su Morata a zero, anche se non vanno dimenticati i milioni investiti per i prestiti in questi anni. La strategia della Juventus sarebbe quindi quella di provare a rinnovare il prestito di un anno e strappare il calciatore a parametro zero alla scadenza del contratto con l'Atletico, fissata nel giugno del 2023.